Buongiorno a tutti. Buongiorno, oggi siamo a Baiedo, che è praticamente una località di Pasturo in provincia di Lecco, per fare un grande classico, cioè il Rifugio Riva e la chiesetta di San Calimero. Ci sono dei parcheggi qua, poi vi metto la posizione qua in descrizione, quindi partiamo direttamente da questa località, da poco sotto questo bel murales che dovrebbe rappresentare il giro che facciamo oggi, da là fino su alla chiesetta. Qui di fianco c'è un po' d'acqua e l'indicazione, non si può sbagliare, Rifugio Riva, polenta, vino e allegria. Andiamo a mangiare un po' di polenta. Di là. Al bivio a 1 chilometro circa, una bella indicazione, Rifugio Riva e San Calimero da questa parte. Vedete quest'albero cavo? Il picchio ha finito il suo lavoro. È proprio buco buco, eh? E guarda anche il vento da sopra. Ciao. A 2 chilometri circa dalla partenza si apre questi bellissimi piani. Un sacco di abitazioni che non ci aspettavamo. Ma anche belle. Sì, sì, tutto curatissimo. Bene. Guarda anche quella. Sembra di essere decisamente più una montagna più alta. Quindi noi proseguiamo sempre dritto, dovremmo arrivare a riva. Due possibilità, siamo al bivio. Di qua andiamo al rifugio. Dal rifugio possiamo salire al San Calimero. Diversamente, prendendo il bivio di sinistra, vai su al San Calimero e poi quando scendi allarghi sulla tua sinistra e comunque arrivi giù al Rifugio Riva. Ma noi andremo verso il rifugio prima. Quota perché c'è molta discesa, quindi tu dici che se fossimo saliti su di là sì, perlomeno eravamo già in quota, qui ne stiamo perdendo tanta, dopo bisogna recuperarla. Sì, c'è un po' di discesa adesso, subito dopo i piani di Nava si ricomincia a salire un pochino, manteniamo la destra, ben indicato come sempre il Rifugio Riva. Molto picciu paciu, un mini guado. Vai, vai, che siamo arrivati. Ecco c'è il rifugio Riva. Ma che bello che è. E arriviamo da lì. Ah. Rifugio Riva, un'oretta circa, 400 metri di dislivello, veloce veloce. 400 metri di dislivello in un'ora. Una cappelletta proprio davanti al Rifugio Riva che è qua dietro di noi. Torneremo dopo. Io vado lì. E adesso prendiamo per salire a San Calimero. Firma, firma, io vado di qua. Forza, eh. Forza! Dall'altra parte. Ah, di là? Eh sì. Ma guarda. Ci hanno detto 1 ora e mezza più o meno per arrivare su. Adesso vediamo. A bivio. Ben iniziato con il Calimero, andiamoci di qua. Una cosa bella di questa escursione, almeno finora, poi più avanti non lo so ancora, è che continua a alternare tratti di salita a tratti lievemente pianeggianti e quindi permette perfettamente di ricaricare le pile. Guarda, un altro tratto pianeggiante anche qua. Noi siamo arrivati da lì. Se sotto avessimo preso il bivio di cui vi abbiamo parlato prima, saremmo sbucati da qua, però non saremmo passati al rifugio. In ogni caso, arrivati a questo punto, si sale. Poco fa avevamo finito di dire, oh che bello questa escursione. Alternarsi. Si alterna tra pendenze.
pianori. E invece basta. Un po' che saliamo, saliamo. Però è ovvio, prima o poi dobbiamo pure arrivare su quota al rifugio, a San Calimero. Quindi un po' di pendenza è necessario che capiti. Comunque bello. Molto bello, tanto bosco. Sembra sempre di arrivare fuori al limitare del bosco, perché c'è un bel chiarore. Forse adesso, dopo la curva. Vediamo, andiamo dopo la curva. Sta uscendo anche un pochettino di sole stamattina quando siamo usciti in macchina. Minacciava male. Minacciava veramente male, pioggia, cielo basso. Oh, si sta aprendo qualcosa là davanti. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo. Ecco, dicevamo, si apre un po'. Ma che bello. Che bello oggi, mi piace. Piccola costruzione, noi proseguiremo un po' più. Un'altra cosa comoda che mi piace di questo sentiero è che, come vedete, il terreno è tutto morbido, terra, prima addirittura prati giù ai piani di Nava, ci sono pochissimi sassi ed è estremamente rilassante camminare così, lo sarà anche scendere sicuramente. Ultimi metri messo il turbo. Ed ecco la chiesetta di San Calimero. Arrivati. Ora, un po' di conti, 2 ore 46 più o meno per arrivare fino qua, 6 km e mezzo per 880 metri di dislivello, un pochino meno di quello che pensavamo. Come andiamo su là? Beh no, va bene così. Come bene, ampiamente soddisfatto, ce l'ho fatta. Bella performance, sei stato veloce, sei stato bene. Sono stato bene e sono stato veloce, quindi vuol dire che si migliora sempre di più, per cui il consiglio dell'altra volta, per chi può avere un'ellittica, usatela. Soprattutto la nostra età più avanti, perché aiuta veramente tanto. Visto, ma tanto, un miglioramento tanto. Incredibile, assolutamente, bravo. Si va su bene, ti fermi 5 minuti quando non ne puoi più e riesci a recuperare in 5 minuti. Recupero veloce, esatto. Per cui, meraviglioso. Ok, abbiamo fatto il nostro giretto e adesso si va a mangiare qualcosa. Oh sì, ora. Stiamo scendendo veloci veloci, proprio perché il tipo di terreno lo permette alla fine. Che sassino, ma quasi tutta terra, molto comodo. Siamo arrivati al rifugio Riva, ci siamo fermati a mangiare, ho preso una bella crostata con polenta e qualcun altro cinghiale con polente, sembra molto soddisfatto. È buonissimo. Beh, buon appetito allora. Eccoci alla macchina. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, un bellissimo giro. Riassumendo, sono 12 km e 7 partendo da Baiedo, arrivando su fino a San Calimero e tornando per lo stesso percorso, 900 e qualcosa metri di dislivello. Sì. E ci abbiamo messo, vabbè, 4 ore e 50 perché alla fine ci siamo fermati un sacco di volte anche a mangiare. Secondo me
La passeggiata a livello tecnico non è assolutamente impegnativa, non ci sono punti difficili, non ci sono passaggi, non ci sono punti esposti, non ci sono sassi, non ci sono roccette, è comodissimo sentirlo. L'unica cosa, bisogna essere un po' allenati, perché comunque 900 metri di dislivello e 12 km andare a tornare ci vuole un po' di gamba, però per il resto è bellissimo, comodo, con grandiosi panorami a San Calimero. Quando arrivate alla chiesetta di San Calimero non fermatevi, anche se siete stanchi, perché tanto è un tragitto piano, basta fare 100 metri, la strada curva sulla curva. Destra e vi si apre il panorama di montagne bellissime che in questa stagione, oggi 11 maggio, hanno ancora tutte le vette innevate. Ne vale veramente la pena, è da guardare, è proprio dietro l'angolo, ma ne vale la pena, l'ho ripreso comunque prima si vede. Va bene, detto questo, io vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, perché anche stavolta YouTube mi ha detto che il 90% di voi mi guarda ma non è iscritta, io so chi siete. Mettete un like se vi è piaciuto e condividete, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao, alla prossima. Ciao.